Buongiorno a tutti. Questo breve video voglio farlo per condividere una notizia che ho appreso ieri in rete e che si ricollega al recente documentario che avevo condiviso e che riguardava il relitto della Timpa, Uva Puri. Alla fine del documentario avevo detto che non eravamo riusciti a risalire al nome della nave affondata e nemmeno alle cause dell'affondamento, pur avendo avuto altre certezze circa il fatto che battesse la bandiera giapponese e che fosse stata costruita alla fine dell'Ottocento. Ebbene, ieri finalmente in rete ho avuto occasione di leggere una notizia che riporta appunto che sono state invece ritrovate sia il nome che le cause dell'affondamento, grazie a un gruppo di lavoro che credo sia stato coordinato dal capitano di lungo corso, leggo qui Andrea Di Mauro di Augusta, il quale ha fatto delle ricerche veramente difficili, perché avendo affrontato lo stesso argomento posso garantire che le ricerche non sono mai semplici, e attraverso appunto queste capillari ricerche è riuscito a scoprire che la nave si chiamava Taikosan Maru. Quindi era una nave che originariamente batteva un'altra bandiera, era di origine inglese, ma poi è stata, evoluta e quindi è stata acquistata evidentemente da compagnie giapponesi col nome di Taikosan Maru, ed era una carboniera ed è affondata a causa di una collisione con, ecco qui, il piroscafo Ancona. Entrambe le due imbarcazioni navigavano a fari spenti, perché ancora era in corso la prima guerra mondiale. Siamo nel 1917, il 14 dicembre, dicono le ricerche, del 1917, quindi le due navi hanno avuto una collisione e ha avuto la peggio la nave giapponese, che giace adesso sotto la Timpa di Acireale. Quindi volevo dire questo perché alla fine appunto del mio documentario auspicavo che sia il nostro, ma altri gruppi di studio, ma altri ancora che se ne potrebbero aggiungere, perché più ci si interessa a queste cose, più si porta avanti un discorso di conoscenza su quello che c'è nei nostri fondali, e c'è tanto. Ebbene, questo finalmente sgombra il campo da qualsiasi dubbio, e quindi complimenti ancora per il gruppo di ricerca. È stato coadiuvato da Futuro Mare, dice l'articolo del giornale. Futuro Mare è un'associazione cui fanno capo Carmelo La Rocca, Mario Gangi e credo tanti altri amici subacquei, ai quali quindi faccio i miei complimenti. E dico, finalmente potrò avere un titolo che cita il nome del relitto quando ci immergeremo e farò altri video oltre quelli che già ho fatto e che dovrò rititolare, perché li chiamavo tutti Terni, allora per noi quella era la nave Terni, e quindi le centinaia di video postati e condivisi andranno rivisti alla luce della Taikosan Maru. Quindi ancora complimenti a tutti e ciao.